Salve ragazzi, io sono Mike, questo è MikeStack. Questo è iPhone XR o XR e dovrebbe essere il modello peggiore di quest'anno. Secondo me invece è il più interessante. Ho scelto la versione da 64 GB in color corallo, che è un arancione misto al rosaceo. Dall'unboxing sembrava che non mi piacesse troppo questo colore, però poi mi sono subito innamorato e ho anche soprannominato questo iPhone in Corallina, ovvero mia figlia. Eccola qua. Quanto è bella. Il prezzo è di 889 euro e vediamo se ne vale la pena. Questo iPhone internamente è identico al XS e XS Max, soltanto che ha una sola fotocamera e il display un po' peggiore. Infatti sul XS e XS Max troviamo un display OLED con una risoluzione maggiore, quindi con una densità di pixel maggiore, quindi sostanzialmente vediamo molto meglio. Su questo iPhone invece c'è un display Liquid Retina, ovvero LCD, quindi con i cristalli liquidi. Cosa cambia oltre alla risoluzione? Cambia che su questo iPhone, al contrario del XS e XS Max, non c'è un display OLED e quindi i neri non sono assoluti, perché su un display OLED, quindi fatto da LED e non da cristalli liquidi, il nero equivale a pixel spento. Su questo telefono invece no. Lo schermo di questo telefono era la cosa su cui ero più scettico, infatti volevo cambiarlo proprio perché pensavo che lo schermo fosse di bassa qualità. Bene, dopo averlo provato per più di una settimana vi posso confermare che questo è uno schermo veramente, veramente fantastico. I colori sono molto saturi, anzi saturi al punto giusto perché troppo non va bene, e i neri sono veramente, veramente assoluti. Ora sono qua con tre softbox e vi posso assicurare che la notch non la vedo perché ho lo sfondo nero. E è veramente, veramente ottimo. Ovvio che se poi vado con le lenti di ingrandimento i pixel si vedono, ma non è questo lo scopo di un display. È di vedere bene sia sotto la luce del sole e sia di sera. Ovvio che i bordi sono abbastanza spessi, ma anche perché è un display LCD e quindi ci deve essere più lo spazio fisico per l'illuminazione. Però, piccola pecca, perché sono anche maggiori rispetto alle cornici laterali di iPhone 7 o comunque iPhone 8. Tutto sommato nell'utilizzo quotidiano questa cosa non si fa assolutamente sentire, anzi è anche abbastanza comodo perché sugli iPhone, ad esempio XS e XS Max, è abbastanza scomodo da tenere in mano perché si va sempre a toccare comunque una parte di display. Io tra l'altro ho applicato questa cover che mi è arrivata oggi e è molto bella perché dietro è in plastica rigida e lateralmente è in plastica semirigida, nera, e è molto cool perché non sembra neanche che ci sia sulla cover, ma semplicemente un bumper. Ottima. Un'altra differenza da iPhone XR è la fotocamera singola, che ovviamente è migliorata da XR, perché questa è la stessa che c'è su anche iPhone XS, però non c'è la lente zoom. A molte persone potrebbe interessare e a altre no. Ad esempio a me non interessa, perché se voglio fare delle foto con lo zoom utilizzo la mia Canon, mentre devo fare soltanto foto abbastanza grandangolari, tipo paesaggi, a persone, oppure ad esempio con le Instagram Stories non avrebbe senso fare lo zoom. E quindi diciamo che una fotocamera mi basta e avanza. Il flash posto in questa posizione è veramente veramente figo. E inoltre, essendo che tutto l'iPhone è in vetro, il flash è integrato nella scocca dell'iPhone, al contrario degli iPhone più vecchi. Ad esempio il 7 ha un piccolo gradino tra il flash e il retro, però è normale. Questo iPhone è garantito per resistere all'acqua fino a 1 metro per 30 minuti, quindi diciamo che se vi cade potete tranquillamente recuperarlo. La cosa forse più criticata dalla maggior parte delle persone e che molti lascia perplessi è la mancanza del 3D Touch, ovvero quella funzione che permette con una pressione più forte di andare a utilizzare delle funzioni aggiuntive. Il 3D Touch quindi non è presente su questo iPhone. Scelta intelligente, scelta stupida, non sta a noi deciderlo. Noi dobbiamo decidere se ci serve oppure no. Io, che non ho mai avuto un iPhone col 3D Touch, non ne ho sentito la mancanza, ma è anche normale, perché non capisco a cosa possa servire tenere premuto sulla fotocamera per scattare una foto quando posso aprirla e scattarla. Al contrario invece nel control center ad esempio possiamo andare nel sottomenu, quindi ad esempio far così, e attivare un altro menu utilizzando però l'Haptic Touch, che è una sorta di 3D Touch simulato. Questa funzione però era presente anche sull'iPhone più vecchi, infatti io ce l'avevo anche sul mio 6. Quindi ricapitolando, non c'è il 3D Touch, ma certe funzioni possono essere riabilitate utilizzando l'Haptic Touch, che è molto simile. Per chi passa con me da un iPhone col tasto home, è abbastanza strano l'abitudine perché viene da premere subito in basso, però devo dire che sono molto molto comode, anche le gesture sono molto naturali e ci farete molto velocemente l'abitudine. Il display è della grandezza giusta e infatti ci sta tranquillamente in tasca e riesco a utilizzarlo anche con una sola mano. Ovvio che andare nell'angolo in alto è abbastanza complesso, però ce la si può fare. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, quindi registra video in 4K a 60 fps
E abbiamo anche l'opzione ritratto, però soltanto con luce naturale, luce set fotografico e luce contouring. Questo perché? Perché manca appunto la seconda lente per fare lo sfondo nero, cosa che invece c'è sulla fotocamera frontale. Tra l'altro con iOS 12.1 possiamo anche regolare l'apertura del diaframma direttamente prima dello scatto, cosa che possiamo fare anche dopo ovviamente, perché è abbastanza software essendoci soltanto una fotocamera. In generale le foto le fa veramente veramente bene, infatti sono uguali a quelle di iPhone XS. E io passando da un 6 me ne sono veramente accorto, perché il dettaglio è molto più alto, seppur la risoluzione cambi soltanto di 4 megapixel. Ho notato una piccola cosa, ovvero la fotocamera posteriore è abbastanza più grandangolare rispetto a quella anteriore. Forse questo perché la lente è completamente diversa. Probabile. Altro punto molto interessante è la batteria, perché questa batteria dovrebbe essere la batteria più grande su ogni iPhone che è mai esistita e dovrebbe durare un'ora e mezza in più rispetto all'iPhone 8 Plus, che era fino all'anno scorso l'iPhone con la batteria più grande. E devo dire che questa batteria dura veramente tanto. In media riuscivo a fare sempre 5 ore di display attivo senza ricaricarlo mai. Ok, mi ricorda di alzarmi in piedi. Infatti io sono riuscito a fare un giorno dalle 6 di mattina fino alle 8 di sera utilizzando questo iPhone senza mai ricaricarlo. Lo so che ci sono telefoni della concorrenza che durano anche 2 o 3 giorni, però per un iPhone è veramente un grande traguardo. Ovvio che poi avendo anche un Apple Watch, in questo caso il serie 3 di cui arriverà presto un video, la batteria dell'iPhone dura di più, perché tutte le volte che arriva una notifica non si accende il display di questo telefono ma semplicemente si illumina l'orologio. Un consiglio su come ricaricare l'iPhone: non utilizzate il power brick che c'è integrato all'interno della confezione da 5 watt, perché ricarica l'iPhone veramente molto molto lentamente. Vi consiglio di utilizzare ad esempio un power brick da 12 watt oppure da 29 watt. Io volevo provare anche a utilizzare quello del Mac da 87 watt, però ho paura di spaccare il mio iPhone, quindi chiederò a Apple se si può fare. Comunque, Face ID, come va? Alla grande. Io non ce l'ho mai avuto, però ho provato in store, ad esempio quello dell'iPhone X, e diciamo che è abbastanza più lento. Questo perché c'è un nuovo processore, infatti la 12 Bionic, che permette di utilizzare il Face ID ancora in maniera più veloce. È veramente istantaneo e non sbaglia mai. Io sono rimasto allibito perché non pensavo che funzionasse anche al buio, ma evidentemente funziona anche al buio. Wow! Quindi ragazzi, spero che la recensione di questo iPhone vi sia piaciuta. Arriverà di sicuro un video su un What's on my iPhone e anche delle top 5 applicazioni per questo telefono, perché ne esistono veramente tantissime. Da Mike è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Bye!